Un po' un contrapporsi netto, no? Tra scienza e superstizione, scienza e magia, ma soprattutto superstizione. Ecco, perché è così difficile secondo te scardinare i pregiudizi e far vincere la ragione, che non sempre deve vincere, ma in questo caso sì? Credo che sia proprio insito negli esseri umani, sia più comodo seguire quello che già ci è stato insegnato, quindi quello che già c'è. E invece anche un obiettivo della serie è proprio quello di stimolare la conoscenza di sé e dell'altro e di creare un proprio punto di vista sulla vita e sulla realtà che viviamo. Quindi assolutamente è più semplice seguire quello che ci viene detto, ma è bello conoscere se stessi e chi si ha davanti. Cosa ci hai messo di tuo in questo personaggio? Ci ho messo tanto, mi ci riconosco, è un personaggio che ho amato fin da subito e stimo molto, diciamo, la causa di Cesaria, perché vive appunto in un ambiente prettamente maschile senza subirlo, anzi dicendo la sua e sentendosi a suo agio e sviluppando anche le sue abilità di guerriera in questo caso. Grazie, ti senti guerriera anche tu un po' in questo mondo? Assolutamente, sia in questo mestiere ma anche proprio nella vita è importante lottare, ma anche riposarsi e anche sentire le proprie ferite e capire quando andare e quando fermarsi, quindi sì. Grazie mille. Grazie a te.